Wow! No, vabbè, fantastico. Bellissimo, wow. No, vabbè, ma c'è una sensazione bellissima di sollievo, di leggerezza, di libertà. Sposta di là, bravissimo. Ci voleva? Sì, è il beneficio che mi ha dato e devo dire che è bravissimo, professionale, ma bravo, 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 bravo e io lo consiglio perché veramente mi ha risolto un sacco di problemi, di già. Cosa posso fare per te? Mi stavi accennando prima che hai qualche tensione, qualche dolore? Essendo una pole dancer, tendo insomma a lavorare spesso da un lato, quindi anche se mi impegno a fare tutti e due i lati, Bilanciare comunque esatto, mi ti. trovo sempre a lavorare di destra e di conseguenza la parte destra è quella più Più intensiva, sovraccaricata. sì, Quindi esatto. immagino che percepirai anche proprio dei dolori da quella parte o piuttosto delle tensioni da contrattura. Dolori, ok. Allora facciamo conto di questa cosa. Come se ci fosse uno scanner davanti a te che ti passa piano piano dalla testa ai piedi e prova ad elencarmi le zone proprio che reputi più fastidiose e più dolorose. Così io le segno e poi dopo le trattiamo. Cervicale. Ok. Quindi zona sottonucale, alta, ok. Più destra che sinistra immagino alta, Sì. ok. Non ho idea di quale Come si sia. chiama Esatto, quella zona? il nome di Ok, questo muscolo. siamo sì, sul gran dorsale sotto Sì. la scapola di destra. Esatto. Questo punto qua a Sì, sinistra. diciamo zona bianca a sinistra. Ultimamente mi sfugge il ginocchio destro, dato che Lo cammino senti e instabile? sì, Ok. insomma va per conto suo. E la caviglia sinistra diciamo che ormai dovrebbe essere a posto perché però Hai avuto delle distorsioni, hai avuto delle sì, tendiniti? quando ero piccola poi mi hanno fatto degli interventi sotto la pianta del piede, quindi ho due cicatrici su entrambi i piedi e penso che quelli creano delle Che tensioni. cosa avevi fatto questi interventi? Ah, ok. Quindi probabilmente ci sono delle aderenze che diciamo influenzano la posizione della caviglia. Ok, di tutte queste cose che mi hai detto, che sono tante, dai un ordine di importanza se riesci, o comunque dimmi su cosa senti di voler lavorare di più. Sicuramente cervicale, E zona scapolare. Sono quelle che mi hai nominato per prima. che quando mi siedo, cioè Facciamo sto tutto però, giusto per dare in questa posizione, un po' mi blocco, devo, quando mi alzo, devo un pochettino riprendermi per non sentire. Ok, quindi diciamo queste sono le problematiche, l'obiettivo immagino sarà quello di sentirti più agile, più mobile e diminuire per quanto possibile il dolore. Sì, e riuscire giustamente a rendere che più livello l'allenamento. Essere più funzionale, Esatto. benissimo. Senti, ti faccio delle domande che esulano un po' da quello che mi hai già detto, giusto per inquadrarti. Da un punto di vista digestivo, ti capita di avere bruciori di stomaco? Da un punto di vista invece di traumatismi importanti, degni di nota, tipo. Interventi chirurgici? Anche? Va bene, senti, se non ti viene in mente nient'altro che mi può servire, possiamo partire.
No. Ok. Si può... Guarda sempre in orizzontale. E un respiro. Ok, prima mi hai elencato le zone di dolore. Uh-huh. Adesso, sempre con questo scanner che immagini ti passi dalla testa ai piedi, dimmi se delle zone di tensione, già in questa posizione, come se ci fossero dei nodi o qualche tensione, insomma. Qua per la bocchiera. Ok. O da sotto la lingua. Ok. Continua pure nella discesa. Senti altro? No. Ok. Già che ci siamo ti chiedo... Sono abituata, quindi ormai... Ok, sei ipersensibilizzata. Senti, hai anche... ti capita di svegliarti la mattina con tensioni mandibolari? No. No. Ok, questa cosa è nuova per te? Ci avevi mai fatto caso? È sempre quando mi contraggo qua, mi... cioè qua, questo. Mm-hmm. Lo scaleno. Questa parte qua. Ok. Quando non mi ricordo che tipo di esercizio faccio, figure al palo, mi si contrae e appunto mi tira da qui da sotto. Ok. Lo sento che... Chiaro. Allora ti faccio girare di là. Tieni le mani in questa posizione e vai per quanto ti è possibile in estensione, dimmi se si localizza qualche fastidio. È sempre a destra. Ok, ritorna, fammi vedere dove. Da qui. Sì. Perfetto, tieni le mani laterali a te. Adesso mi metterò dietro di te, prova piano piano a strisciare verso un ginocchio, poi verso l'altro. Quindi confronti i due lati. Indici se senti più tensione a scendere da una parte. Sì, qua già sento dolore. Sempre in questa zona? Sì. Ok. E qua al massimo quando... Un po' più quando lombare. Sento, okay. Esatto. Chiaro. Tirati pure di qua. Fai piano piano verso i piedi, arriva al tuo limite. Tipo nausea, vertigine? No. Okay. Lascia andare giù la testa completamente. Torna su. Ruota il più possibile a destra. Ok. Più possibile a sinistra. Sinistra giri meglio, ti ne accorgi? Torna pure. Ok, guarda il soffitto, do una spinta in avanti, dimmi se si localizza qualche dolore in questa zona. Niente? Quasi niente, troppo. Ok, pancia in su, testa di là. Sei destra? Sì. In tutto? Sì. Pieghi le gambe. Ok, facciamo un giro degli organi. Se senti tipo uno spillo, me lo dici. Ok? Sì.
sono sulla parte dell'intestino tenue, vado un po' più sul colon. Mi si qua, senti qualcosa. Mi apri la bocca. Chiudi. Apri un po' di più. Sicuramente dovrò trattare il diaframma, la cupola destra, che la trovo molto in tensione. Non è detto che sia solamente legato al tuo sforzo, ma potrebbe essere un po' di tensione, diciamo, stressogena accumulata, sai che il diaframma è il primo organo che reagisce. Ci mettiamo pancia in giù, finisco di valutare il resto. C'è un altro blocco. Sì. Lo senti? È vecchissimo quello là. Infatti ho sempre la sensazione di... Cioè, sento il bisogno di sbloccarlo quando faccio i movimenti, però... Passaggio dorso-lombare. C'è un po' di tensione. Questo caso più a sinistra. In effetti tu mi avevi detto che c'era più il fianco sinistro, giusto, che prima dell'inclinazione sentivi tirare? Sì. Ok, facciamo un attimo un test di forza. Tieni la gamba destra dritta così com'è, me la stacchi 2-3 dita dal lettino in questo modo, ok? E poi lo fai a sinistra. Mi confronti i due lati, mi dici quale senti più pesante. Mi devo alzare così? Sì. Per quanto tempo? No, scendi pure. Ok. Destra più pesante. Perfetto. Ok. Farò delle trazioni e lasciate a me. Spinta in profondità, mi fai sempre un bel respiro, potresti sentire dei click. Molto fuori bene. Ok, piano piano ci giriamo. Solleva la testa. Dentro l'aria. Lasciati andare giù. Tornare a vivere normalmente. Questa si chiama zona di tensione maggiore, è dove avevi sviluppato, diciamo, la catena discendente delle tue disfunzioni. Quindi è proprio quella la sensazione, quando la liberi è come se anche il resto si formasse, si liberasse. Mi sento benissimo.
ho ancora uno stimolo sul trapezio di destra, nella zona costale di K1. Lasciati bene. Mi parte dalla cervicale. Sì. Mi sale ovviamente sulla parte della testa, l'occhio, mi viene nausea, mi giro la testa, insomma, mi prende la parte destra. Sì, si chiama emicrania, quindi diciamo... Quindi emicrania. Okay. Vuol dire che è l'emicrania a destra. Posso dire che ho l'emicrania. Quando invece il dolore è un po' più, diciamo, a corona d'anello, sì. È più una cefalea. Ok. Ok. Spesso le emicranie sono legate proprio a compressioni della, diciamo, della parte di C1, la fuoriuscita del nervo dalla prima vertebra, prima e seconda vertebra cervicale. Si chiama nervo di Arnold, fa il giro, arriva proprio al frontale dove mi hai segnato tu e si attacca, si anastomizza, si dice, al trigemino, che è quel nervo fatto a tre. E sì. C'è una parte del trigemino che esce dall'occhio, quindi se tu senti questa zona è proprio sì. L'anastomosi del nervo. Quindi dobbiamo segnare anche a un certo punto, rilascerò la pressione. Quando vuoi. Fuori. Forte. Vai. Fuori. Vai. Fuori. E ancora uno. Fuori. Perfetto. Respira ancora. Visto quello che mi hai detto dell'emicrania, questa zona è una zona di passaggio del nervo vago, non so se l'hai mai sentito, un nervo che diciamo gestisce tante cose, vago proprio perché vaga nel corpo e arriva sugli organi, quindi quando è compresso a questo livello o ad altri livelli ti può dare questa sensazione di nausea, di delle volte proprio anche di instabilità, di vertigine. Quindi adesso andiamo a lavorare proprio sulla sua emergenza, cioè sul foro di uscita, che è questo qua. Da sola, intanto, un'altra tecnica che puoi fare se hai questo tipo di emicrania, è proprio massaggiare, frizionando questo punto. Intanto la porta. Adesso ti capita, quindi. Quando è troppo forte. A livello sì. Intuitivo ti era già venuto da fare. Sì. Okay. Adesso andiamo ad allargare gli spazi. Decontrarre proprio questi muscoli subnucali. Allora, ti dicevo, adesso andiamo a stimolare un ganglio, si chiama ganglio sfenopalatino, che si trova all'interno, diciamo, questa è la sua proiezione, che regola anche in questo caso l'equilibrio nervoso dei muscoli. Okay. Quindi diamo proprio questo stimolo per cercare di decontrarre il più possibile i muscoli, sia della mandibola ma anche del collo, perché anche i riflessi sulla parte bassa. Il punto è un po' sensibile. Quindi se lo senti fammi il gesto con le mani, mi tira sulla mano, fammi capire che ci siamo. Dobbiamo stare circa un minuto e mezzo sul punto. Perfetto. Quando sono all'interno della guancia ti chiedo di spostare la mandibola di là. Prova un attimo a farlo. Cos'è? Contrario? Così no? Così sì. Così, ok. Ok. Apri un attimo. Perfetto. Sposta di là. Bravissimo. Faccio una piccola frizione, lasciati bene. Mamma mia, cioè veramente non pensavo neanche che sia incredibile. Sì, è molto importante gestire anche la parte dei nervi,
senti come si libera tutto. Sì. Bene. Cioè, quasi quasi mi sento più libera di qua e più contratta di qua. Cioè, mi sento storta adesso, cioè quanto mi sento libera. Adesso è perché ti senti libera di là, quindi certo. Senti la differenza. Va cioè, bene. Wow. Eccoci. Com'è andata? Direi benissimo. Ok. C'è qualcosa in particolare che ti è piaciuto, che hai sentito, che ti ha dato quella cosa che stavi cercando, quello sblocco, quel beneficio? Sicuramente la parte alta della schiena. Ok. Sentivi che lì mi dicevi che era bloccata da tanto? Da tanto tempo. Ok. E con tutti i trattamenti che avevo fatto non avevo trovato nessun beneficio. Ok, c'è qualcos'altro? È sì. Un'altra, è il lavoro che ti ho fatto all'interno, sì. Sul ganglio sfenoparativo. Sì, mi ha proprio liberato tutto, sì. Vabbè, tu ricordati insomma queste due zone. A me serve anche che quando le persone vengono iniziano a percepirsi meglio, quindi a percepire quelle zone, diciamo, disfunzionali che magari non avevano percepito prima, come se fossero state nascoste da delle cose più visibili. Mm-hmm. Quindi per me è importante anche educarti, anche a sentirti, quindi è un'ottima cosa che tu hai sentito anche questa cosa. E niente, quindi sono contento. Sono contenta anch'io. Okay. Grazie. Grazie.